Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Francesco Graziani per i Stocchisti ed oggi siamo in compagnia di un Nexus 7. Nexus 7 2013 perché abbiamo installato la Developer Preview di Android L. Giusto una piccolissima premessa, questa è una procedura che non va fatta, è una procedura destinata solo agli sviluppatori, ma noi come al solito l'abbiamo provata perché dobbiamo provare tutto e che ovviamente è sconsigliabile e può invalidare la garanzia. Serve solo agli sviluppatori per testare le proprie applicazioni e prepararle per la release che poi verrà rilasciata al pubblico. Quindi per installare Android L su un tablet o su un Nexus 5, su un Nexus 7 o su un Nexus 5 c'è bisogno di una procedura particolare e di flashare il firmware a mano, quindi è una cosa che non va fatta. Allora, facciamo una rapida, questo lo vediamo dopo, facciamo una velocissima panoramica di quello che ho trovato. Sono piccolissime cose per adesso perché sono solo a livello di sistema operativo e app preinstallate. Gli sviluppatori man mano che aggiorneranno le applicazioni diventerà un pochettino tutto più coerente con il sistema operativo e le novità, quindi quello che vedremo è veramente poco per adesso, però diciamo è abbastanza per vedere un po' la direzione che sta prendendo Google con Android, che è veramente una direzione ottima, secondo me eccellente, perché questa nuova interfaccia grafica mi piace tantissimo. Allora, cominciamo con il vedere il nuovo pannello notifiche, che adesso è cambiato, è molto più chiaro, più colorato diciamo, e come potete vedere stiamo installando le applicazioni perché ho fatto il ripristino da un backup. Qui in alto abbiamo la nostra immaginetta tipo Google Plus nel cerchio diciamo, che ci ricorda chi siamo con la nostra foto, livello della batteria e wifi collegato, eventualmente anche bluetooth e segnale telefonico. Questo è la versione wifi del Nexus 7, se avete una LTE segnale telefonico. Se facciamo un tap sulla barra oppure se abbassiamo le notifiche andiamo nella barra dei quick settings, quindi è stato tolto quella doppia pagina che era veramente una cosa scomodissima ma molto molto scomoda, ed è stato implementato qui, sono stati implementati qui dei quick settings. Una cosa che non mi piace è il fatto che lasciando premuto sembra non andare nelle impostazioni per esempio del bluetooth, come vedete fa questa specie di doppio, vedete, non so se lo vedete, sì, si dovrebbe vedere, di doppio cerchio, però non dà nessuna differenza, neanche se facciamo un doppio tap. Ok, doppio tap, abbiamo scoperto un'altra cosa, con un doppio tap entriamo nelle impostazioni, perfetto, io l'ho installato roba tipo 10 minuti fa, quindi l'ho visto proprio al volo. Abbiamo la possibilità di aumentare o diminuire il volume delle notifiche o disattivarlo del tutto, modalità aereo, geolocalizzazione, rotazione automatica, guardate che bellissima l'animazione, vi faccio vedere un pochettino più da vicino questa parte che magari ci interessa di più. C'è un'animazione veramente molto simpatica per il blocco rotazione e trasmetti schermo se abbiamo un Android TV o un Chromecast installato ed aggiornato che supporta la trasmissione dello schermo, quindi lo screen mirroring. Wi-Fi l'abbiamo già detto, e qui abbiamo le impostazioni della luminosità, finalmente senza quei tre tap diciamo di luminosità preimpostata, ma con uno slide direttamente nella tendina notifica. Come vedete qui ci sono varie animazioni in corso, c'è l'installazione di alcune applicazioni e già potete vedere quando si toglie una notifica e ne appare un'altra, adesso tra qualche secondo dovremmo vederlo, come è tutto, vedete, tutto animato, tutto veramente bello, e questo è il nuovo material, insomma come si pronuncia, che se gli sviluppatori abbracceranno troveremo insomma in tutte le applicazioni di terze parti, sarebbe veramente una cosa fantastica. Una cosa che già avete visto e che voglio farvi rivedere è il blocco schermo, che praticamente ci porta adesso le notifiche, come succede un po' da anni su iOS, nella lock screen. Vedete che tutto quello che c'era lì sopra, cioè qui, viene, vedete che si collega poi i quick settings, vengono replicati qui. Se io per esempio faccio un tap, vediamo un pochettino, tocca ancora per aprire, andiamo nel Play Store che sta installando le applicazioni. Veramente una bellissima cosa, non vedo l'ora di provarlo su Nexus 5, perché stiamo per installarlo anche su Nexus 5, perché sicuramente su un telefonino tutto questo ha molto più senso. Avrete notato già questi tasti virtuali che sono cambiati, indietro, home e multitasking, adesso sono rappresentati da un triangolo, un cerchio e un quadrato, manca solo una X e abbiamo fatto la PlayStation. Per quanto riguarda il multitasking vi faccio vedere come funziona adesso, funziona a schede, veramente molto carine queste schede,
Mi piacciono anche se io avrei preferito una visione un pochettino più ampia di quello che io ho aperto, però diciamo che tutto sommato presentata non sembrava un granché, ma utilizzarla non sembra male perché alla fine ci sono varie applicazioni che noi possiamo aprire e sono andato nei contatti, adesso ve li faccio vedere, che possiamo aprire e che ci permettono di passare da un'applicazione all'altra. Vi faccio vedere l'applicazione contatti che è stata ridisegnata, è veramente molto bella con tutte queste schede con il contatto, con la foto dove è presente, cerchiate, veramente carino. Ci sono ancora dei lag, dei piccoli lag e delle incertezze perché ragazzi ci troviamo di fronte alla prima versione di Android L. Anche le impostazioni sono state ridisegnate, vedete com'è bella adesso l'interfaccia, anche questo effetto, l'effetto bounce è cambiato, adesso sembra una specie di gelatina che noi ci portiamo appresso. Se andiamo nelle informazioni sul tablet vediamo che versione Android segna L, non ci è ancora dato di sapere se questa si tratta, se questa si chiamerà Android 5 o Android 4.5, probabilmente sarà Android 5 e la L è l'iniziale di un eventuale Lemonade, Lollipop, Lime Pie o altre cose, insomma dipende da quello che ci fanno vedere. Sempre nelle impostazioni vi faccio vedere il non disturbare, grandiosa aggiunta, per chi segue le mie recensioni sa che io ho bisogno di questa funzionalità, non disturbare che finalmente è implementata a livello di sistema operativo, quindi tutti gli Android avranno il non disturbare e non dovranno implementare la propria versione come fa Samsung o come fa ad esempio anche HTC, ne ha introdotti eccetera eccetera, LG eccetera eccetera, anche perché quei sistemi lì a volte fanno un po' cilecca, invece a livello di sistema operativo non dovremmo avere problemi. Possiamo bloccare tutte le interruzioni, tutte le notifiche tranne che dai contatti preferiti eccetera eccetera. Vi faccio notare che qualsiasi cosa io premo ha vedete un'animazione veramente molto carina che parte da dove metto il dito praticamente, vedete, se la metto al centro si espande, se la metto a sinistra se ne va verso destra. Sono tutte queste finezze che sono state introdotte con questo layer che ha creato Android Google, cioè Google su Android, per poi sperando essere adottato da tutti gli sviluppatori. Anche la fotocamera è cambiata, vi faccio vedere, oddio è cambiata, io devo essere sincero, non ho quasi mai usato la fotocamera stock, quindi non saprei dirvi se è la stessa o se è semplicemente la Google Camera, magari me lo potete dire voi. E semplicemente molto molto veloce come interfaccia, abbiamo qui panoramica, photosphere eccetera eccetera, possiamo girare un video e niente di particolarmente esagerato, diciamo che fa quello che deve fare. C'è anche ve lo faccio vedere, la sfocatura obiettivo che fa due foto eccetera eccetera, vedete qua ce lo spiega sempre con un'animazione, io non so se questa la luminosità è un po' troppo alta, e quindi ci troviamo di nuovo di fronte comunque a delle novità. L'ultima cosa che vi faccio vedere è il risparmio batteria, se ne è parlato moltissimo, c'è questo famosissimo Project Volta, io devo vedere di abbassare un pochettino di più la luminosità, ok, luminosità, il Project Volta che è provvede a far come dire consumare di meno la batteria al dispositivo tramite degli accorgimenti. Io nel risparmio, cioè non nel risparmio energetico, nella schermata della batteria non ho notato grosse novità, dovrebbero essercene però non le ho notate. È vero anche che questo tablet è in funzione da circa 50 minuti se non di meno, quindi vedo le stesse cose che vedevo prima, non so dove sono le novità, se ancora le devono introdurre o meno. C'è il tasto aggiorna e c'è il risparmio batteria che ci permette poi di attivare automaticamente al 15% il risparmio della batteria, permettendoci di arrivare magari a fine giornata o a fine del secondo giorno a seconda del telefono, comunque permettendoci di avere un altro pochettino di autonomia. Vedo anche un Touch and Pay, paga con un tocco, ulteriori informazioni, non so minimamente di cosa si tratti, non c'è la pagina che non c'è ancora la pagina della guida, quindi non so, ripeto, di cosa si tratti, lo sto vedendo adesso. Andiamo a vedere la memoria se ci dà delle informazioni, questo non è cambiato nulla, insomma ragazzi un po' di novità ci sono, ripeto, finché non andiamo a vedere effettivamente delle applicazioni ottimizzate per tablet o per smartphone, quindi Nexus 5
o quello che è, con questo tipo di interfaccia vedremo pochissime novità e solo nelle applicazioni di Google. Per adesso si tratta di una preview, ci vuole qualche mese prima dell'uscita ufficiale. Le novità sono veramente tante, io mi faccio aiutare un attimo dagli amici di Tutto Android che hanno stilato una lista del changelog di questa release. C'è innanzitutto la Virtual Machine Art di default anziché Dalvik, che dovrebbe permettere un incremento significativo delle prestazioni delle applicazioni senza che gli sviluppatori debbano fare nulla. C'è il supporto ai processori 64 bit, c'è il supporto al multinetwork. Vediamo un pochettino che altro c'è di interessante. Lo sblocco personale, un'altra cosa: se io associo uno smartwatch, non so se funziona anche con questo, ma non credo, perché questo tra l'altro funziona solo su Samsung ufficialmente, prendo un Android Wear, un LG G Watch, un Moto 360, quello che è, nel momento in cui sono vicino e quindi il dispositivo è accoppiato, io posso sbloccare il telefono o il tablet senza il minimo problema. Nel momento in cui mi allontano per sbloccare il tablet c'è bisogno di un codice di sblocco. Questa è anche una cosa veramente fantastica. E ho migliorato il supporto al controllo per i giochi, rotazione del display, inversione colore, correzione spazio colori, supporto ai sottotitoli. C'è tanta roba, tanta carne al fuoco, e sicuramente migliorerà con le prossime release. Intanto questo era Android L e questa era un'anteprima nostra degli stucchisti. Ciao.